Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura il consueto bollettino sul coronavirus nella nostra regione. Un nuovo caso di positività smuove il conto totale dei Covid-19 dopo il doppio zero di ieri. Aumentano anche i deceduti, sul cui numero pesa il riallineamento delle banche dati. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Dopo il doppio zero di ieri, nella casella dei positivi e dei decessi, c'è un nuovo caso di positività al Covid-19 nella nostra regione. Su 856 tamponi analizzati, lo 0,1% di positivi sul totale. Complessivamente in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati 3.266 casi di positività al Covid-19 diagnosticati nei laboratori di Pescara, Teramo, Chieti e L'Aquila. 91 pazienti più 2 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 4, numero invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 472, in diminuzione di 67 unità rispetto alla giornata di ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 451 pazienti deceduti, più 1 rispetto a ieri. L'ultimo decesso riguarda una 88enne di Montesilvano. Però c'è stato un riallineamento dei dati fra le piattaforme ASL, Regione, Istituto Superiore di Sanità e Ministero. E dunque sono stati conteggiati altri 32 decessi di pazienti già positivi al Covid-19, riferiti ai mesi di marzo ed aprile, che non erano stati però inseriti nei report. Il numero dei dimessi e guariti è pari a 2.248, più 33 rispetto a ieri, mentre 2.129 sono i pazienti che hanno definitivamente risolto i sintomi dell'infezione. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 500. 167 con una diminuzione di 65 unità rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 247 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 825 alla ASL Lanciano Vastochieti, 1532 alla ASL di Pescara e 662 alla ASL di Teramo. Il NURSIND, il sindacato degli infermieri, è sceso in piazza questa mattina a Pescara per ricordare le vittime del Covid tra il personale sanitario, ma anche per chiedere che la professionalità degli infermieri venga rispettata. Il servizio di Giuseppe Dintino. Gli infermieri scendono in piazza, cartelloni, fiori e bandiere del NURSIND, il sindacato di categoria, per ricordare coloro che sono morti combattendo il virus. In primo luogo siamo qui per ricordare, per non dimenticare, quindi per onorare tutti gli operatori sanitari, tra cui anche gli infermieri che sono stati contagiati e purtroppo sono deceduti durante l'emergenza Covid. Non dimentichiamo che in Italia ci sono stati 40 deceduti tra gli infermieri, di cui anche uno in Abruzzo. Abbiamo avuto anche 2-3 suicidi perché come dire, il peso di questa emergenza è stata tanta e gli strascichi psicologici ci sono ancora. Quindi siamo scesi qui per quindi, urlare a tutti, al governo, alla regione, di non dimenticarci, perché in questi mesi siamo stati osannati, siamo stati elogiati, gli applausi dei balconi. Ora però dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Da Piazza Alessandrini a Pescara, davanti all'assessorato alla sanità, gli infermieri chiedono che la regione adesso non si dimentichi di loro. La regione può investire sul personale, dobbiamo in ogni modo trovare le risorse per poter reinvestire sul personale e dedicare le risorse che sono assegnate al personale per le assunzioni, perché i nostri ospedali stanno soffrendo ormai da troppi anni per le carenze di personale, continuano ad aprire servizi ma il personale è sempre lo stesso, quindi siamo in una grandissima difficoltà. Da un punto di vista di riconoscimento economico sappiamo che purtroppo le risorse che la nostra regione, sulle quali la nostra regione può contare, sono sempre molto risicate visto che siamo ancora in piano di rientro e quindi ci auguriamo e auspichiamo che ci sia un'equa distribuzione di queste risorse e che tutti possano aver riconosciuto quello che è stato l'impegno e la professionalità dimostrata in questo periodo.
In questi mesi d'emergenza medici e infermieri sono stati chiamati eroi o addirittura angeli, ma sono dei professionisti e come tali vanno tutelati. Questa emergenza ha portato in risalto appunto questi aspetti, quelli della professionalità che non è mai venuta a mancare da parte dei colleghi infermieri, ma anche quello che è arrivato il momento forse più propizio per le giuste recriminazioni. Noi infermieri vogliamo essere presenti su tutti i tavoli decisionali, essere sempre inclusi in quello che è la struttura e l'organizzazione dell'ambito sanitario, perché la figura infermieristica ha ancora una volta dimostrato di essere a dir poco essenziale. Ed ora la politica. Il segretario regionale della Lega Luigi Deramo raccoglie l'invito di Salvini ad essere protagonisti della prossima campagna elettorale per le amministrative. Deramo così lancia le candidature leghiste a sindaco di Chieti ed Avezzano, un avviso agli alleati affinché facciano quello che in passato ha fatto il Carroccio, ovvero appoggiare gli uomini della coalizione di centrodestra. In servizio. Io credo che il primo partito della coalizione in Italia, in Abruzzo e nella quasi totalità delle città abruzzesi abbia innanzitutto il dovere ma anche la responsabilità di offrire alla coalizione quelli che ritiene i migliori candidati. Credo che Fabrizio Di Stefano, che è già stato presentato mesi fa a Chieti come candidato, rappresenti una colonna stabile e solida per il rilancio della città di Chieti, per la costruzione di una delle coalizioni più forti che a Chieti si sia mai presentata prima. È un uomo di grande esperienza, è stato consigliere regionale, è stato parlamentare più volte, quindi l'uomo giusto per una delle città che riteniamo strategiche nello sviluppo complessivo politico-economico dell'Abruzzo intero. E poi c'è la città di Avezzano, che è una città importante, che è un crocevia di interessi sani, positivi. C'è una realtà imprenditoriale molto importante, c'è una condizione politica che deve essere evidentemente riportata ad una situazione di equilibrio, ed è una città che riteniamo fondamentale per lo sviluppo della provincia dell'Aquila e per l'intera regione Abruzzo. E anche in questo caso credo che la Lega abbia uomini e donne da poter offrire alla coalizione per un ragionamento di sintesi e soprattutto per guidare la coalizione alla vittoria. Credo che la figura di Tiziano Genovesi, che è anche il segretario provinciale della Lega della provincia dell'Aquila, abbia tutte le caratteristiche per garantire questo appuntamento elettorale importante. È un politico navigato, anche se giovane, è un imprenditore che si è fatto da sé, rappresenta il volto nuovo della politica e quindi credo che su di lui si possa costruire un grande progetto di vittoria. Esiste il rischio che la Lega possa correre anche da sola? No, io reputo che l'unione e l'unità del centrodestra sia un valore. Credo anche e soprattutto che l'elettorato del centrodestra voglia il centrodestra unito, quindi noi che siamo il primo partito abbiamo anche la responsabilità di fare del tutto, qualora se ne dovesse presentare la situazione, e non è questo il caso, di tenere unita la coalizione. Il centrodestra vince se unito. Il centrodestra vince nel momento in cui ognuno ha quella dose di intelligenza e di responsabilità che offre all'elettorato. Seduta della Commissione regionale sanità infuocata questa mattina all'Aquila, la riapertura dei punti di primo intervento marsicani resta incerta. Il servizio. Le istanze presentate hanno avuto accoglimento e soprattutto hanno avuto garanzie e rassicurazioni sia dal governo regionale che dal manager Testa nella riapertura H24 dei presidi di pronto soccorso sia di Pescina che di Tagliacozzo, che verranno riaperti, questo è sicuro. I tempi sono brevissimi, c'è una ricognizione da parte del manager per reclutare le forze in campo. Non c'è ancora una data certa rispetto alla riapertura,
l'apertura dei punti di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo. Questa mattina la Commissione Sanità, convocata dal presidente Mario Quaglieri, ha discusso la situazione della rete emergenza urgenza marsicana, che nel dopo Covid resta monca di una parte importante che rischia di mandare al collasso soprattutto l'ospedale di Avezzano. I sindaci del territorio, come spiega il primo cittadino di Sante Marie Lorenzo Berardinetti, avevano chiesto un confronto con l'assessore alla sanità Verì e con il presidente Marsilio, che però non c'è mai stato. Auspicano comunque che i PPI tornino operativi al più presto. Insieme, tutti i sindaci, abbiamo chiesto l'audizione sia al presidente Quaglieri che al Simone Girosante. Ovviamente abbiamo chiesto sia alla Verì sia a Marsilio un incontro, ma non abbiamo mai ricevuto l'assenso per questo incontro. Sulla stessa linea il sindaco di Pescina Stefano Giulianella, che critica l'assenza dei vertici del governo regionale. Gradivamo la presenza, l'abbiamo richiesta con due note dell'onorevole presidente Marsilio e dell'assessore Verì, che purtroppo non sono presenti in sede di commissione, non lo sono nonostante ci sia un consiglio regionale che sta iniziando, e quindi la loro assenza, insomma, mi sa tanto di disinteresse per una problematica che non il sindaco di Pescina, non il sindaco di Tagliacozzo, ma 120.000 abitanti stanno sollevando. Tra l'altro abbiamo raccolto più di 11.500 firme. Duro anche il commento di Marianna Scoccia dell'UDC, che aveva chiesto la riapertura dei PPI H24. Nel momento in cui ha parlato il direttore Testa, ha detto che per il momento non ci sarà nessuna riapertura dei presidi di Pescina e Tagliacozzo. Dall'opposizione continuano a piovere critiche alla giunta Marsilio. Sara Marcozzi, capogruppo Pentastellata, attacca anche la narrazione propagandistica fatta da Matteo Salvini nella giornata di ieri, quando è arrivato all'Aquila per inaugurare la nuova sede della Lega nel capoluogo di regione. Ieri abbiamo visto una visita di Salvini e un racconto di Salvini che ci racconta una realtà parallela rispetto a quello che avviene nella nostra regione. Salvini ci parla di quanto sia efficiente Regione Abruzzo, di quanto il governo regionale sia gradito. In realtà forse non gli hanno raccontato a Salvini che la legge approvata da questo Consiglio regionale, voluta dalla maggioranza, è priva di coperture, per cui nessun aiuto o quasi arriverà in favore degli abruzzesi. Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico, attacca invece sulla pace legale e il condono, che riguarda in particolare la sanità privata. La legge Cura Abruzzo è stata appena impugnata dal Consiglio dei Ministri. Concepiscono una norma per far arrivare 162 milioni di richieste transattive, di cui quasi 110 sulla sanità, e che sarebbero andati a sottrazione delle prestazioni di cura per quanto riguarda le persone, per i tempi d'attesa, per tutte le prestazioni sanitarie che riguardano questa regione. Una sottrazione secca al Fondo Sanitario Regionale, una vera e propria vergogna per la quale abbiamo fatto denuncia presso tutti gli organi, anche la Procura della Corte dei Conti, e ovviamente il MEF ci ha dato ragione. Oggi Marsilio di fatto presenta un disegno di legge abrogativo che dà ragione a noi della battaglia fatta. E l'avvocato civilista Maria Concetta Fallivene, il nuovo garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo. La Fallivene è stata eletta a maggioranza questa mattina durante la seduta del Consiglio regionale dell'Abruzzo, dopo che la sua elezione era saltata nella precedente seduta consiliare. Il garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta. Ed ora passiamo alla cronaca, con l'accusa di concorso in omicidio premeditato e porto d'arma da fuoco. È stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria una coppia per la morte di Antonio Cianfrone, carabiniere originario di Mozzagrogna in provincia di Chieti, e sospeso dal servizio, ucciso il 3 giugno a colpi di pistola. I due, marito e moglie, Giuseppe Spagnuolo e Francesca Angiulli, entrambi originari di Taranto, da molti anni residenti a Spinetoli in provincia di Ascoli Piceno, dove si è consumato il delitto, sono stati prelevati dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ascoli Piceno. Dopo il delitto, i militari avevano sequestrato nel garage della loro abitazione una motocicletta, forse la stessa usata per raggiungere il luogo dove è stato ucciso l'ex carabiniere e con la quale sono poi fuggiti. Intanto la procura di Ascoli ha fissato per l'11 giugno alle ore 11 l'autopsia sul corpo dell'ex comandante della stazione dei carabinieri di Monsampolo del Tronto. L'esame verrà svolto all'obitorio dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.
Effettuata l'autopsia sul corpo di Cesilio Cocco, il pensionato morto sabato scorso a Brittoli per l'uomo fatale, un colpo sulla parte anteriore della testa. Il servizio è curato da Stefano Recanati. Trauma cranico contusivo nella parte anteriore della testa. E questa la prima risultanza emersa dall'autopsia effettuata nella giornata di ieri dall'anatomopatologo Ildo Polidoro presso l'ospedale di Pescara sul corpo di Cesilio Cocco, il 74enne imprenditore edile in pensione morto sabato scorso nella sua casa in contrada San Giuseppe a Brittoli durante la colluttazione avvenuta al culmine di un litigio familiare. Lite iniziata con la moglie Cleonice, ora ricoverata presso l'ospedale Santo Spirito di Pescara dopo essere stata colpita ripetutamente e seguita poi con il figlio Massimo, intervenuto nell'abitazione dei genitori per difendere la madre. Dunque, dai primi riscontri, non sembra esserci stato accanimento sul corpo del pensionato, vista la totale assenza di lesioni interne. Per questo appare essere confermata la versione del 47enne, il quale ha raccontato sin da subito agli inquirenti di aver usato una sedia per colpire il padre. Adesso Massimo Cocco, in stato di libertà, è accusato di omicidio aggravato dal grado di parentela, in attesa della decisione del PM Papalia, che potrebbe valutare la causa del gesto come legittima difesa per sé e per la madre. Intanto l'anatomopatologo, provvedendo ai consueti rilievi istologici, si è riservato ulteriori 60 giorni per altri risultati. L'amministrazione comunale di Teramo fa appello al buonsenso di operatori e cittadini per impedire che la movida serale degeneri, atteggiamento intransigente invece contro il consumo di alcol tra i minorenni e gli atti di vandalismo. Forze dell'ordine allertate, il servizio di Tania Bonici Castelli. La movida a Teramo è fuori controllo? Non proprio, forse fracassona e disordinata, ma comunque sotto stretta osservazione. Se una preoccupazione esiste, riguarda il consumo di alcol tra i minorenni, il vandalismo e l'indisciplina dei giovanissimi, un fenomeno sociale già evidenziato da tempo e che il sindaco D'Alberto intende contrastare con ogni mezzo. Sulla movida serale in città, il richiamo dell'amministrazione comunale è al buonsenso di tutti, operatori e cittadini, per un sereno cammino di ripresa condiviso. Un giovane assessore come lei, cosa ne pensa di questa movida teramana così un po' maleducata? Innanzitutto io credo che la cosa più corretta da fare sia quella di ringraziare tutti quanti i nostri concittadini, a prescindere dalla fascia generazionale, per l'impegno e per l'atteggiamento coscienzioso che hanno avuto durante questa emergenza e che ci consentirà di uscire il più presto da una situazione emergenziale. È ovvio che nel momento in cui si è riaperto tutto si sono create determinate situazioni, determinate condizioni che vanno monitorate, vanno controllate e laddove si eccede vanno evidentemente sanzionate. Noi come amministrazione stiamo facendo la nostra parte, gli esercizi commerciali, i bar, i ristoranti del territorio che comunque vanno ringraziati anche loro, stanno facendo di tutto per tenere sotto controllo. È ovvio che si tratta di andare a colpire lì dove ci sono evidentemente degli eccessi. Cosa farete per controllare questi eccessi? Assessore Verna, con la Polizia Municipale e il Sindaco stanno mettendo in campo tutte quante le azioni necessarie per far sì che vi sia un controllo del territorio e per evitare appunto gli eccessi di cui parlavamo prima, così come lo stesso Assessore Filipponi sta monitorando in qualche modo quello che è il compito delle attività commerciali negli spazi che abbiamo loro concesso, perché siamo stati la prima amministrazione a raddoppiare, a concedere maggior suolo pubblico agli esercizi commerciali proprio per consentire di far svolgere le attività nel rispetto della normativa e del distanziamento sociale del Covid. Ora si tratta semplicemente di applicare il buon senso da parte di tutti quanti i soggetti, quindi da parte dell'amministrazione un'attività di controllo, degli esercizi commerciali lo stesso, da parte dei cittadini in qualche modo stare nel novero di quelle che sono le attività consentite nel rispetto della normativa del distanziamento sociale. Da possedimento di Mario Spallone a caseificio e area per picnic, la storia della tenutella a Venere, a Pescina. Vediamo il servizio. Una tenuta agricola a Venere di Pescina rifiorita, lo potremmo quasi dire, 3 anni fa, quindi tornata quasi agli antichi splendori o comunque con la promessa di averne ancora di questi splendori. Qual è la storia recente di questa tenuta e che significa in questo momento storico investire nel primo settore? Nel 2017 abbiamo deciso di fare una società, la mia famiglia e la famiglia del signor Pompeo, perché volevamo, noi almeno la mia famiglia voleva diversificare gli investimenti, passare da quello che era la pura meccanica a un settore primario.
Abbiamo pensato di investire nella zootecnia e nella produzione quindi tratta da questa, e nel 2017 abbiamo rilevato quella che era la tenuta, l'ex tenuta di Mario Spallone. Abbiamo ristrutturata passo alla volta, siamo ancora a metà strada, ecco, non siamo ancora ovviamente a un discorso finito, e abbiamo cominciato a creare un prodotto che rispecchiasse le tradizioni abruzzesi fuse con le tradizioni sarde. Noi abbiamo ovviamente, oltre a questa parte di tenuta, abbiamo parecchi ettari di pascolo in montagna, più parecchi ettari all'interno di Fucino o a bordo di Fucino per coltivare le erbe che abitualmente mangiano i nostri animali. Qual è il cavallo di battaglia di questi formaggi? Io ho sempre iniziato col tipico che mi sono portato dalla Sardegna, tipo il formaggio, il pecorino tipo sardo, così. Va bene, poi si fanno altri prodotti, adesso stiamo facendo un prodotto che sembra che va, sarebbe il cacio ricotta. Sì, noi finita la mungitura iniziamo subito la trasformazione. La mattina iniziamo presto, mano a mano che arriva il latte, quando ci sta il tanto giusto della caldaia lo mettiamo subito in opera. D'ora lo sport, l'ex centravanti del Pescara Ciro Immobile, intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Replay, ha ricordato la splendida stagione 2011-2012 coronata dal primo posto e dalla promozione in Serie A, una squadra che continua a far parlare di sé per bel gioco espresso e per la qualità degli interpreti. Vediamo. Il ciuffo biondo che coi suoi 28 gol contribuì alla promozione in Serie A del Pescara di Zdenek Zeman nel 2012. Ciro Immobile, centravanti della Lazio e della Nazionale Azzurra, capocannoniere della Serie A, ricorda la straordinaria stagione in biancazzurro, trampolino di lancio di una splendida carriera. Un legame inscindibile con Pescara e l'Abruzzo, dove oltre alla notorietà ha trovato l'amore. Un momento a Marcord vissuto ieri sera nel corso della trasmissione Replay di Enrico Rocchi, con in studio il presidente Daniele Sebastiani. Sì, è stata una stagione alla quale ci siamo divertiti tantissimo, c'è da un legame pazzesco tra noi, lo staff, il mister e la società che ci ha portato avanti, essendo una squadra giovane, avere l'entusiasmo così e l'aiuto, una mano da parte di tutti dietro, ci ha dato quella spinta, quel valore in più che ci aveva permesso poi di vincere il campionato e di restare nella storia alla fine, perché quando si parla del Pescara di Zeman ci si ricorda tutti il bel gioco, i tanti gol, e quindi questo ci fa piacere. Come ha detto il presidente prima, ritrovarci poi tutti in nazionale, è ovvio che poi si riparla sempre di quell'annata. Ma è una città che sono legato particolarmente, città e devo dire anche società e tifosi, per quello che ho vissuto e per come sono stato trattato. Poi è una città, come hai detto tu, che porto dentro perché ci ritorno tutti gli anni, e mia moglie, praticamente la mia prima figlia è nata a Pescara, la seconda è nata a Chieti, quindi... sono legatissimo all'Abruzzo. La prima da titolare a sorpresa con il Verona al posto dell'amico Maniero, del quale Zeman non aveva apprezzato un paio di pantaloni malamente arrotolati fino alle ginocchia al momento della partenza verso la città scaligera. Ma Immobile va anche più indietro, al debutto assoluto nella amichevole di Piano d'Accio contro il Teramo. E praticamente se doveva fare sto triangolare, io non mi sono svegliato e quindi non è partita benissimo, cioè sono arrivato tardi alla riunione, così alla merenda, e quindi non è partita proprio benissimo. Poi ero un po' indietro di condizioni rispetto agli altri, ovviamente, perché voi sapete il mister Zeman come lavorava, quindi era ovvio questo. Poi la prima partita ci fu quest'aneddoto con Riccardo, che si a spogliarsi e andò in tribuna, cioè lui che doveva giocare titolare, il mister lo mandò in tribuna, e quello ci fece un po' ridere poi durante la settimana. I sogni di questa stagione si chiamano Scudetto con la Lazio e il record da battere di 36 gol di Higuain in Serie A, lui che ora è a quota 27. Side pone degli obiettivi sia personali che di squadra. Uno di quelli poteva essere il record di Higuain, ma come la scarpa d'oro, come il capocannoniere. Comunque, sai, vincere il capocannoniere
in Serie A quando c'è Ronaldo, c'è Lukaku, c'è tanti giocatori fortissimi, è motivo di soddisfazione. Poi te giochi la scarpa d'oro con Lewandowski e ti dà quella motivazione in più. E come detto, ieri sera era ospite di Replay anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che ha rivelato in anteprima di aver raggiunto un accordo con i tesserati biancazzurri per la riduzione dei compensi. Il numero uno del Delfino ha anche parlato del futuro di Le Grottaglie e dell'attaccante Tumminello. Vediamo. Io è una notizia che ancora non diamo, adesso ve la do così in anteprima. Noi abbiamo raggiunto un accordo con i tesserati, con i giocatori, per il taglio degli stipendi, degli emolumenti, e io li devo ringraziare tutti perché ho avuto solo il modo di dire che cosa volevo fare io e non c'è stato un solo giocatore che mi avesse detto, soprattutto dei più grandi, che poi sapete bene che sono quelli che poi sì, si portano dietro tutto il resto, non c'è stato un solo giocatore, un solo procuratore in Italia che mi abbia creato un problema. Quindi, questo è più merito della società o più merito anche del gruppo ragazzi? No, sto dando merito al gruppo ragazzi, ma di conseguenza do merito alla società perché certo, evidentemente è credibile. Io ho fatto, sono riuscito a fare un accordo con loro sulla base della mia parola, cioè abbiamo diviso gli stipendi in due, ma io ho dato la mia parola che nel caso in cui si finisse il campionato e la società recuperasse una parte degli introiti persi, quegli introiti verranno ributtati su di loro e quindi evidentemente invece di perdere due stipendi magari ne perderanno uno e mezzo o magari uno, ma tutto questo sulla base della mia parola. Quindi un grazie ai ragazzi che sono stati fantastici, ma a partire dal capitano per proseguire con tutti indistintamente e anche i procuratori, perché evidentemente se hai credibilità qualcuno ti può far spendere una parola, se non ce l'hai non servono nemmeno i contratti scritti. L'allenatore oggi del Pescara si chiama Nicola Le Grottaglie e lui sa che ha tutta la nostra fiducia e la squadra segue molto bene l'allenatore, quindi lui sa che come tutti i professionisti in questo settore le conferme si giocano sul campo, quindi se lui farà bene perché no? È chiaro che tutto viene dal campo, ma anche i giocatori che hanno voglia di magari rimanere a Pescara, di vedersi prolungare un contratto, tutto dipende dal campo. Loro mi conoscono, sanno che con me ci mettono un minuto e mezzo a trovare qualsiasi tipo di accordo, però chiaramente nel calcio contano i risultati e conta quello che fai sul campo. Io oggi, se devo dare un mio parere su Nicola Le Grottaglie, sono molto soddisfatto, per cui perché no? E Tumminello invece? Mi spiace molto per quello che gli è risuccesso a questo ragazzo, che evidentemente non è granché fortunato. Vediamo che cosa è un giocatore, voi sapete, noi ci avevamo puntato moltissimo su di lui, quindi, ed era nelle nostre intenzioni oggi di cercare di trattenerlo a Pescara. È chiaro che se dovesse tornare a giocare nei tempi giusti questo discorso rimarrebbe aperto, se dovesse purtroppo rifarsi un'altra operazione, ecco la domanda fresca, un problema. Ecco, ieri nel Consiglio federale è arrivata la decisione della retrocessione delle ultime quattro squadre dei gironi di Serie D e quindi nel girone F anche delle abruzzesi Avezzano e Chieti. C'è un comunicato stampa del Chieti firmato dal presidente Mergiotti e dal patron Trevisan, ne leggiamo un ampio estratto. Le decisioni assunte dalla LND e dalla FIGC purtroppo dimostrano che ci sono persone che decidono e applicano regole che mortificano lo sport, i suoi valori. Riteniamo che nonostante questa annata sia stata per tutti noi negativa e al di sotto delle aspettative, doveva essere decisa dal campo e non nelle aule dei tribunali. Fino alla fine combatteremo per far rispettare il diritto sacrosanto di conservare la categoria. Abbiamo deciso di incaricare mister Lucarelli per la prossima stagione, indipendentemente dalla categoria, poiché riteniamo la sua figura una garanzia per tutti. In un periodo così triste e complesso il nostro primo dovere è quello di dare continuità nel rispetto dei tifosi e di tutti gli appassionati. Non siamo persone che sfuggono alle responsabilità, è evidente che la somma degli errori commessi è impressionante a partire dalle scelte fatte sulle persone. Ai tifosi e alla città vogliamo dimostrare che il miglior modo per chiedere scusa di quanto accaduto è ripartire immediatamente per progettare il futuro e per riportare il Chieti nelle categorie che merita.
E finisce qui anche questa seconda edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Il TG6 torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.